Perdonatemi, i miei cari amici mi sconsigliano di entrare ancora nelle vicende del Bologna, che potrà essere stritolato da forti poteri, però è tanto l'amore che per il Bologna, per questa città, che non sono capace di stare zitto. Allora, è arrivato uno sciagurato da Cagliari, chi l'ha portato? Probabilmente Menarini. Benissimo, chi era il proprietario del Bologna Calcio? Menarini. Abbiamo stabilito nell'ultima settimana che c'era un debito di 6.600.000 euro? Di chi? Di Menarini. Sì. Mi sembra che da giugno a oggi ci hanno sviato dicendo che Porcedda era il problema, secondo me è stato il parafulmine di tanti guai. Due, ancora oggi diciamo che il signor Porcedda è quello che ha le chiavi in mano del Bologna. Non è assolutamente vero, perché per me Menarini è una persona seria. Quindi, essendo una persona seria, essendo proprietario del Bologna, e questo sciagurato cagliaritano ce l'ha portato lui, e il debito è il suo, stiamo prendendo in giro il mondo dell'informazione, tifosi e tutta la città. In questo momento, se c'è un debito di Menarini di 6.600.000, fa solo una cosa: invece che parlare, che quello se lo chiarisce è un aspetto importante ma secondario, lui paghi 6.600.000. Pagati 6.600.000, il Bologna paga gli stipendi, arriva fino alla fine gennaio. Dopo mancherebbe un aumento di capitale di circa 1.800.000 euro. Perché un'altra cosa che mi lascia un po' stranito: prima ho sentito dire che la Francesca Menarini era ieri in una società costituenda che va avanti nel Bologna Calcio. Certo, l'ho detto allora, io. In questo momento il problema di Porcedda, che è un problema, ovviamente se lo dobbiamo togliere, scusa il termine, dai maroni, ecco. Però abbiamo un problema che non raccontiamo, che se Porcedda non paga il Bologna fallisce, se non paga Menarini il Bologna fallisce, perché se paga Menarini il Bologna non fallisce, va avanti sicuramente, e so di cosa sto parlando, fino alla fine di gennaio. Se eventualmente vende Viviano entrano altri 7 milioni e abbiamo in cassa circa 14 milioni di euro, più eventuali biglietterie tipo oggi altre partite e sponsor. Quindi secondo me, contatti male, arrivano entro la fine gennaio 16, 17, 18 milioni, contatti male. Quindi il problema non c'è, al massimo mancherebbe circa 1.800.000, cioè per la ricostituzione del capitale sociale del Bologna. Secondo me sarebbe fondamentale non prenderci in giro, perché i casi sono due: o nessuno capisce niente, avete visto che negli ultimi 2-3 settimane poi stiamo arrivando al vedo, no? Certo. Ci hanno allungato il brodo, ma poi siamo arrivati in fondo. Non bisogna parlare. Menarini ce l'ha portato, non sappiamo perché ce l'ha portato, non la penserà alla propria maniera, perché è arrivato qua. Di certo, se l'ha venduto in Bologna a fronte di niente, se non lo conosceva c'è qualcuno che gliel'ha presentato, che sicuramente gliel'ha garantito. Comunque, già che ce l'ha portato lui e il debito di 6.600 c'era, io non dico ci porti via anche Porcedda, ma se metti 6.600 Menarini, il Bologna ha bisogno di ben poco, e a quel punto, fino alla fine di marzo, il Bologna è sereno e c'è tempo di 3-4 mesi per concludere questa vendita, che sono convinto che Porcedda si risolva. Ma in questo momento ci stiamo preoccupando di un sardo che non sappiamo, benedetto Dio, da dove è arrivato, ma Menarini, che è una persona seria, si sa già che ha fatto un mutuo in uno studio notariale di Via Guarazzi, angolo Santo Stefano, benissimo, prende 6.600, li mette dentro, dice: guardate, io ho fatto il mio, chiedo scusa perché vi ho portato questo sardo, però ci chiarisce non perché l'ha portato, ci chiarisce come è fatto, perché se no ci stanno prendendo tutti in giro, e ci stiamo prendendo in giro a noi, per non usare altro termine, per rispetto all'editore, che è abbastanza attento a non usare termini sbagliati, segue la linea editoriale. In questo momento non c'è più un pensiero, perché se aspettiamo che questo qui venga a Bologna, diventa un pensiero. Mettiamo dentro 6.600, paghiamo gli stipendi comunque vada, e diamo serenità, perché non c'è bisogno di Porcedda per 6.600. Menarini deve dare 6.600.000, non deve parlare. Dopo, se ce lo spiega al bar, va benissimo. Okay. E se ci toglie questo sardo che torna indietro, saprà come ha fatto arrivare. Però, ribadisco, qui deve fare solo un gesto: 6.600, grazie, buonasera. Perfetto. Grazie Claudio.